Oggi parleremo di fabbisogno calorico. Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati sul canale, io sono Nicola, coach online di Calisthenics ed esperto di allenamento a corpo libero. Oggi volevo parlare del fabbisogno calorico, quindi capire la stima di calorie che dobbiamo andare a introdurre nel nostro corpo per svolgere le nostre attività quotidiane, sportive e quant'altro. Partiamo subito col dire che qualsiasi sia la dieta che andiamo a seguire, quindi una chetogenica, una low carb, una paleo, il punto in comune rimane sempre il quantitativo di calorie che andremo a introdurre, quindi il fabbisogno calorico di ognuno di noi. Quindi com'è suddiviso questo fabbisogno calorico? Allora, noi sappiamo che abbiamo una percentuale molto grande, pari a un 70% circa, che deriva dai processi metabolici, quindi da tutti quei processi che ci permettono di rimanere in vita. Una restante parte, pari al 10% circa, arriva dai processi digestivi e la restante parte, quindi un 20-30%, dall'attività sportiva e non sportiva, quindi anche solo il muoversi, il camminare, diciamo i piccoli spostamenti, le piccole attività di tutti i giorni. La letteratura scientifica ci riporta diverse formule per calcolare il fabbisogno calorico e una di queste è calcolare il peso corporeo per 1 per 23 come dato, questo per quanto riguarda gli uomini. Invece per quanto riguarda le donne è moltiplicare il peso corporeo per 0,9 sempre per 23 come dato numerico. E da qui avremo una stima di quello che è il metabolismo basale, dove andremo ad aggiungere un 30-40% circa o anche qualcosa di più in base sempre al soggetto, se è un soggetto attivo, poco attivo, sportivo e via discorrendo. Per quello che è la mia esperienza invece, il modo migliore per calcolare il fabbisogno di una persona è sempre quello di avere magari un'applicazione conta calorie e avere a disposizione un 7-10 giorni di tempo per crearsi un diario alimentare, quindi nell'arco di una settimana 10 giorni andarsi a segnare tutto quello che si mangia, tutto quello che si beve e capire così quante calorie stiamo andando ad introdurre nel nostro corpo. Quindi poi alla fine dei 7 giorni, dei 10 giorni, andare a fare una media e capire quante calorie abbiamo introdotto e soprattutto anche la suddivisione dei macronutrienti, quindi se stiamo suddividendo bene le proteine, i carboidrati e i grassi. Quindi se alla fine del diario alimentare siamo rimasti uguali come peso o addirittura ne abbiamo perso o preso, capiamo subito che direzione poi dovremmo andare a prendere con la nostra dieta. Per cui se ci troviamo in una situazione di calorie molto basse, come succede nei soggetti che sono stati in sovrappeso o particolarmente nelle donne, dovremmo andare a, diciamo, costruire il nostro fabbisogno, quindi piano piano andare ad aumentare le nostre calorie, perché andare a tagliare su una persona che alla fine del diario alimentare assume 1200-1300 calorie, si capisce che sia poco su cui lavorare, quindi è ottimo andare a incrementare le calorie nel corso del tempo per poi andare a fare una fase di cut. Al contrario invece succede a quei soggetti che si accorgono in quella settimana, in quei 10 giorni, di aver mangiato troppo e quindi di poter effettuare una fase di cut per andare un attimino a sistemare quello che è il fabbisogno calorico giornaliero. Per concludere ragazzi, vorrei dire che sempre in base alla mia esperienza, andare tutti i giorni magari a monitorare con un'applicazione conta calorie non è il massimo, ma avere una stima ogni tanto di quello che si mangia ci permette veramente di capire la direzione che dobbiamo prendere se vogliamo affrontare una fase di bulk o una fase di cut o rimanere in normocalorica. Ragazzi, per questo video è tutto, vi ricordo che in descrizione troverete il link per accedere al modulo di candidatura per il coaching online. Mettete un like, lasciate un commento, attivate la campanella e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!